Hoci e i suoi seguaci vennero dal Tempio del Cedro per addestrare guaritori. I mongoli li rapirono. Non presero nient'altro? Hoci non si oppose e risparmiarono il villaggio. Massacrare chi resiste, premiare chi si sottomette. La tattica del Khotun. Non avrebbe dovuto seguirli. Si sacrificò per il villaggio. I mongoli torneranno. Ha soltanto rimandato la fine. Allora meno male che io e te siamo qui. Sai dove sono andati? Hanno oltrepassato i campi di tè. Seguiamo le tracce. Non devono toccare i monaci. I mongoli li terranno in vita per usarli come guaritori. Non ho più certezze quando si tratta degli invasori. Sono passati di qua, oltre i campi di tè. Cerca le tracce. Signore, i Ronin dei cappelli di paglia attaccano i viandanti a Kubara. Altri traditori di Ryuzo. Versano sangue innocente. Collaborano con i mongoli. La mia famiglia abita nella locanda vicino alla costa di Akashima. Prego per loro. Troverò la locanda e mi occuperò dei traditori. Delle tracce. Sono andati verso la palude. Vieni. Tu e Hoci vi conoscete da tanto. Hoci diceva sempre che mio fratello era troppo scalmanato. Che tipo di monaco è Hoci? A Sago c'erano delle persone con una terribile malattia. Avevano volti e arti putrefatti. Tutti li evitavano, tranne Hoci. Lui viveva con loro e li medicava. Il coraggio ha molte forme. Hoci crede che i monaci guerrieri siano spinti dall'odio. Ma quando imbraccio il Naginata, sacrifico una persona per salvarne 100. E lo faccio senza odio. Eccoli là. Resta qui, Norio. Non voglio rischiare che i monaci si feriscano. Non è necessario.
гадуурсан ойр байна. Оцгой. Ямар нэг юм харуу. Энд хар. Ой, өнөөх их ч харлаа. Эртэн. Siete il samurai risorto dalla morte. Hoji è con voi. Hoji? No, ma gli invasori hanno rincorso un nostro fuggitivo. Torneranno a momenti. Lord Sakai, i mongoli! Norio, sei vivo! Indietro, tutti quanti! State tutti bene? Stiamo bene, mio signore. Dov'è Hoji? L'ha preso un altro gruppo. Norio. Sapevano il suo nome e parlavano del Tempio del Cedro. Lord Sakai. Perché hanno separato Hoji dagli altri? Lui è il guaritore più abile. Forse se ne vogliono servire. È anche un attaccabrighe. Può averli irritati? Chi, Hoji? Sì. Non fare ipotesi affrettate. Prima di tutto dobbiamo trovarlo. Datemi il tempo di capire dove l'hanno portato. Vediamoci al villaggio di Akashima. Lo troveremo, Norio. Lord Sakai, conoscete la statua vicino alla grande fattoria a Kushi? Là c'è un giovane tutto solo che la difende dai vandali e dai ladri. È un'opera del Mastro Izo. Questo giovane potrebbe aver bisogno di aiuto. Quella statua non deve cadere in mano agli invasori. Vi prego, fate il possibile per salvarla. Sto cercando un samurai, un arciere. Il sensei andava verso la costa. Ha detto di raggiungerlo lì per andare a caccia e che voi avreste capito. Orvo! Che ti passi?
Va tutto bene? Sopravvivrò. Dovevate aspettarmi all'accampamento? Avevo rintracciato Tomoe. Non potevo farla scappare. Erano i suoi arcieri? Mi hanno chiamato con il mio nome. Ne arrivano altri. Medicate la ferita. Li affronto io. Dosho! Non male, Sakai. Vi avevano accerchiato. Tomoe li ha istruiti bene. Stavolta l'addestramento non c'entra. Se ne conosci il motivo, illuminami. Non li avete notati perché eravate troppo impegnato a trovare Tomoe. Anch'io commetto errori, Sakai. No, invece. Eccetto che con lei. Dovremmo andare ora. Andiamo, Carter! Cosa sapete dell'accampamento? Arcieri, per la maggior parte. Tomoe è stata vista con loro nelle incursioni ad Akashima. Si fidano di lei. È utile per seminare discordia al momento. Tomoe vi tradì prima di allearsi coi mongoli. Ma non mi avete mai raccontato cosa accadde. Aiutava alcuni assassini con i miei insegnamenti. Pagavano bene. Ancora non capisco perché vi abbia attaccato. Sakai, come si comporta un samurai con un assassino? La ripagaste con la stessa moneta. Trattai Tomoe come qualsiasi altro assassino. Era una vostra allieva. Non faccio eccezioni, Sakai. Prima Hironori Nagao e ora Tomoe. Non deludermi anche tu. Sakai, di qua! Cosa c'è più avanti? Uccidono per passatempo. No, per allenarsi. Sono spietati.
Indulgere alla violenza indebolisce il guerriero, proprio come l'eccesso di cibo. Dicevate che Tomoe si presentò al vostro dojo per studiare. Prima cosa faceva? La madre apparteneva a una famiglia di mercanti a Omugi. Non conobbe mai il padre. Perché lo chiedi? Nessuno impara a uccidere dal nulla. Nemmeno un prodigio come lei. È nata con un'insaziabile sete di sangue. Di nuovo opera di Tomoe. Gli arcieri uccidono gli abitanti di Akashima come cani. Tomoe e i mongoli sono assetati di sangue. L'assassino è padrone dell'arma. Il samurai è padrone di sé. Voi avete passato la vita a padroneggiare l'arco. L'arco, esatto, ma non per uccidere. Ora siete troppo puntiglioso. Ho legato un uomo ferito al mio cavallo con la corda dell'arco. Le punte di freccia si possono usare come coltelli. Quindi l'arco è ben più di un'arma. E un samurai è ben più di un assassino. Se Tomoe non torna sui suoi passi, non avremo scelta. Dovrà morire. Sono il suo maestro. Porto il peso delle sue colpe. Ci penserò io. Meritereste biasimo se aveste alimentato la sua sete di violenza. L'ho presa come allieva. Dovevo accorgermi della sua oscurità. Non l'avete vista e ciò vi spaventa. Mi preoccupa. Siamo quasi arrivati. Faremo come a Forte Nakayama. Troviamo i punti deboli dell'accampamento e prepariamo l'attacco. Giusto, Sakai. L'attenzione riduce gli sforzi. Da adesso procediamo a piedi. Li sento. È un campo d'addestramento per arcieri. L'arcieria in stile mongolo. Un ibrido, Tomoe li sta istruendo. Si allenano contro i samurai. Li aiuteremo a fare pratica. Espugniamo il campo, poi vedremo dove si trova. Appena attaccherai, le mie frecce andranno a segno. Assicuriamocene. Controlliamo. Un elenco di rifornimenti. Archi e bersagli giapponesi da consegnare in tutta Toyotama. Sta creando altri campi d'addestramento. Uno a Utsuna, un altro a Kushi. E non finirà qui. Una nota, in giapponese. Che cosa dice? Grande Khan conquistatore di Tsushima. Prima che l'anno sia finito, i vostri arcieri sapranno come uccidere i samurai. E vi porterò le teste di Sensei Ishikawa e Jin Sakai. Tomoe è stata qui. Le avevo dato tutto. E l'ha gettato via. È una minaccia. Può finire soltanto in un modo. So cosa bisogna fare. Sapere non implica sempre agire. Dubiti del mio codice di samurai? Tomoe era l'orgoglio della mia vita.
Ma se devo, la ucciderò per salvare quest'isola. Ecco il mio dovere. L'elenco di prima. Lo useremo per localizzare gli altri campi. E puniremo il tradimento di Tomoe. Sakai. Sei un bravo guerriero. Puoi diventare un grande leader. Ma non dubitare più della mia integrità. Venuto di notte. L'avete visto? Sta calma. Come ti chiami? Shino, mio signore. Shino, dimmi cosa hai visto. Un nato dal fiume. Un kappa. Un demone. Sicura? Come le storie che narrava mio padre. Un mostro nel fiume. E segni di artigli al suolo. Per fortuna sei viva. Ero nascosta mentre papà è andato a scacciare quel kappa. Poi ho sentito l'acqua e le grida. Andrò a cercarlo, Shino. Resta qui, lontano dall'acqua. Mio signore, i kappa hanno fame. Rovesciato, era di fretta. I resti di un pesce. Doveva aver fame. Tracce. Potrebbero essere umane o animali. Portano al fiume. Le tracce proseguono. Sarà il padre di Shino. Tagli violenti, ma netti. Probabilmente una lama. Magari ci sono tracce dell'assassino. Altre tracce portano di qua. Odore di pesce sul fuoco. Affrontatemi! Non era un cane. Sono ladri e assassini, ma comunque mostri. E ucciderò! Ah!
Hanno derubato il padre di Shino. Anguì, qualche pietra. Un flauto. Forse era del padre di Shino. Glielo riporterò. Mio padre. Mi dispiace, Shino. Il K l'ha ucciso. Non il K. I ladri. No. Solo un demone ne sarebbe capace. La disperazione può trasformare gli uomini in demoni. Hai un posto dove andare? Ad Akashima. Mia zia è di lì. Questo era di tuo padre? Sì. Lo porterò ad Akashima con me. Grazie. Presto andrò in città.
Yarikawa. Fate attenzione, signore. Yarikawa è un luogo pericoloso. Cos'è successo qui? Stavamo camminando e abbiamo sentito delle urla. Li abbiamo raggiunti, ma era troppo tardi. Si saranno uccisi tra loro? No, è lo spirito della vendetta di Yarikawa. Uno spirito? Voi conoscete solo una parte della storia. Tempo fa, i samurai del clan Yarikawa erano gli spadaccini più abili di tutta l'isola. In ogni generazione, a un signore veniva svelato il segreto di famiglia, una tecnica letale chiamata la danza dell'ira, che poteva penetrare le difese di ogni nemico. La danza dell'ira ebbe come massimo signore Lord Tokiasa Yarikawa. Benché fosse amato dalla sua gente, non accettava il potere del clan Shimura. Bramando disperatamente il controllo, scatenò una ribellione che si prese innumerevoli vite. Il padre e i fratelli di Lord Shimura caddero per mano della danza dell'ira di Yarikawa. Ma con l'aiuto del clan Sakai, Shimura pose fine alla ribellione e giustiziò Lord Yarikawa. Prima di morire, il traditore giurò di vendicare il suo popolo conquistato dalla tomba. Ora portano offerte al suo spirito ai santuari tra le rovine della città vecchia. Pregano per la morte dei loro nemici e lo spirito della vendetta di Yarikawa risponde loro con la danza dell'ira. Sei convinto che sia stato quello spirito a ucciderli? Erano mercanti noti per imbrogliare i propri clienti. Si arricchivano truffando.
E qualcuno ha pregato che morissero. I santuari sono stracolmi di offerte allo spirito. Pregano per una vendetta di sangue. Dove sono questi santuari? La gente brucia paglia e petali di fiore per fare del fumo bianco, così che lo spirito possa trovare le loro preghiere. Guardate il cielo, mio signore. Fate attenzione! La gente di Yarikawa non dimentica la rovina portata dal vostro clan. È passato tanto tempo. Non per loro. Del fumo. Un'offerta allo spirito? Un santuario della vendetta di Yarikawa. C'è un messaggio. Heitaro è un traditore del popolo. Si trova nel campo vicino. Merita la morte. Deve essere il campo dei profughi. Lord Sakai, come possiamo aiutarvi? Chi è Heitaro? Io. Qualcuno ha chiesto alla vendetta di Yarikawa di ucciderti. Ma perché? Non capisco. È una spia mongola. Ogni notte sparisce per ore. Non vuole dirci dove va. Non ho fatto niente. Se stai aiutando i mongoli, lo scoprirò. Non lo farei mai. Lasciate che ve lo dimostri. Fatelo confessare, signore. Farò chiarezza. Ma non qui. Seguitemi. Pregavano per uccidermi. Dovresti preoccuparti più di me. Io esisto davvero, lo spirito no. Ma signore, io l'ho visto. Ah sì? E dove? Per strada. Tre banditi volevano derubarmi. Lo spirito gli tagliò la gola e svanì. È qui che vengo ogni notte. Una tomba. Chi ci è sepolto? Si chiamava Tojiro. Eravamo legati. Ma nel campo vivono la moglie e la sua famiglia. Li ferirei se glielo dicessi. Capisco. Ma la gente del tuo campo ha paura. Non è un posto sicuro per te. Dove posso andare? Parti verso Ariake. Va, prima che sia troppo tardi. Grazie, mio signore.
Qualcuno ha lasciato un messaggio per la vendetta di Yarikawa. I mongoli schiavizzano il nostro popolo. Sono accampati presso il fiume Kushi, non lontano. Distruggeteli. È compito mio, non dello spirito. Lo spirito ha ucciso i cavalli. Guerrieri con scudo. Non è affatto facile ucciderli. Non sono mongoli. Perché li hanno uccisi? Liberatemi, vi prego, signore! Calmo, ora ti libero. Cos'è successo? Lo spirito... li ha ammazzati tutti, poi se n'è andato. Credevo di morire in gabbia. Chi erano le persone con i mongoli? Sono quelli che mi hanno venduto. Sei libero. Vai. Oh, grazie. Lo spirito non è qui. Controlliamo i santuari. Forza, cane! Un altro santuario. Se qui c'era un messaggio, lo spirito l'ha già preso. Uno scontro è vicino. Spirito. Si può entrare attraverso quel varco.
Qualcuno vive qui da molto tempo. Offerte prese dai santuari dello spirito. Era di un samurai Yarikawa. Pieno di pulci. Un vessillo degli Yarikawa. Una bella grafia, ma queste parole non hanno senso. Parlano di Lord Yarikawa come se fosse vivo. Forse un samurai Yarikawa è ancora vivo? Devo scoprire chi è. Devo controllare un'altra offerta. Un'altra offerta per lo spirito. Sakai è l'ultimo del suo clan ed è un servo del cane Shimura. Portatelo al giardino degli dei così che possano assistere alla sua morte. Una preghiera per uccidere me. Andrò al giardino degli dei. È ora di finirla. Signore! Cosa mi sai dire del giardino degli dei? Solo che è un bellissimo campo di fiori bianchi. Avanti, capo! Lord Sakai! Dove posso trovare il giardino degli dei? È qui vicino. Cercate le statue delle nostre divinità, scolpite da Zonkaku. Esse vegliano sul giardino. Spirito! Era qui poco fa! Hai visto lo spirito? Dove è andato? Verso il giardino degli dei. Deve essere per quello che lì c'è uno sciame di lucciole. Statue degli dei. Deve essere il loro giardino. Lo spirito non c'è. Questo messaggio è per me. La vendetta di Yarikawa è qui per te. Sei tu lo spirito. Sono il vento che scuote le ceneri. Sono la vendetta di Yarikawa. Spargi sangue con un metodo scomparso insieme a un clan di traditori. Chi sei? La figlia di un samurai? Una superstite della ribellione? Tutti morti. Questa è una terra di spettri. Chi vuole la mia morte? I contadini che si inchinano a te, i mercanti che ti sorridono. Tutta Yarikawa prega per la morte di Shimura e del clan Sakai. Non tutti, c'è chi perdona. Gli altri bramano vendetta e io li accontenterò. Ah!
Ecco come ti muovi. Yarikawa è la tua tomba. Imparo. So come sconfiggerti. No! Tu morirai! Eri una grande guerriera, ma hai lasciato che la rabbia ti accecasse. Ora la danza dell'ira è mia. La userò come avresti dovuto fare tu.